Buongiorno a tutti ragazze e ragazze, buon sabato ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Oggi parliamo di uomini e donne, la reazione di Ida Platano al ritorno di Riccardo Guarnieri in studio. Vi avevamo già annunciato sul nostro canale Tutto dal Web di un possibile ritorno proprio di Riccardo e ciò è avvenuto. A gran sorpresa siamo riusciti a rivedere l'ex fidanzato di Ida Platano che è ritornato nel parterre di uomini e donne proprio per ricominciare a trovare un nuovo amore. Facciamo un piccolo passo indietro, ricordiamo che Riccardo aveva lasciato il programma diversi mesi indietro proprio con la promessa fatta d'amore a Ida Platano, cioè quella di sposarlo. Il loro sentimento sembrava essere molto cresciuto e sembravano essere molto innamorati, infatti hanno passato la quarantena, quella di marzo 2020, insieme. Dalle storie che mandavano su Instagram sembrava che tutto andava bene e invece qualcosa si è rotto. I due si sono lasciati, non si è saputo mai né il perché né il per come e colpo di scena, Riccardo è ritornato in studio. Ida, che poco tempo fa si era confessata a Uomini e Donne Magazine, sembra proprio non aver particolarmente gradito i racconti del suo ex fidanzato e soprattutto ha cercato di fare un post su Instagram e zittire, diciamo, Riccardo Guarnieri, dicendo così proprio nella giornata in cui Riccardo si è presentato in studio. Con una storia Instagram, Ida canta la canzone di Ultimo, ti dedico il rumore di queste inutili parole. In sottofondo ha un'espressione piuttosto prepressa che poi però rimarca dicendo meglio che ci bevo su. Quindi Ida sicuramente con questa Instagram Stories ha risposto a Riccardo facendo capire che tutte le parole che lui ha detto in studio sono veramente inutili. Noi aspettiamo un riscontro di Ida sperando di poterla vedere in studio per conoscere anche l'altra parte della medaglia. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivederla in puntata? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale se vi va e attivate la campanella. Io come sempre vi aspetto per tanti altri prossimi video. Ciao da Angela!